riesco a crederci. Ho seguito un allenamento durissimo nell'aldilà con Recaio e nonostante questo siamo esattamente allo stesso livello. Ti sei allenato ancora più di me in questi anni, non è vero, Vegeta? No, ti sbagli. Anche se è vero che mi sono sottoposto a esercizi speciali, tu sei un talento nato e riesci comunque a fare meglio di me. Per quanto mi sforzi, la disparità che c'è fra noi non cambierà mai. E questo l'ho capito quando ti sei battuto al secondo livello della navicella di Babidi con Yakon, quel terribile mostro. Sono rimasto veramente colpito, Karot. E in quel momento mi sono reso conto che io, il principe dei Saiyan, non avrei mai raggiunto il livello di un mio infimo suddito. E per questo ho preso la mia decisione. Ma sicuro? Ora ho capito! È stato Babidi! Ti sei lasciato deliberatamente controllare da lui, vero? Esatto. Ho accettato perché ho ripensato a una cosa. A quei due partecipanti del torneo mondiale, anch'essi sudditi del Grande Mago. Chi conosceva Spopovic e Yamu sapeva che nelle edizioni precedenti del torneo erano molto meno forti. E così, ripensando a questa cosa, mi sono detto che se il mio corpo fosse stato controllato da Babidi, anch'io avrei potuto diventare molto più forte. E la differenza fra noi sarebbe scomparsa. Già, si sarebbe annullata una volta per tutte. Non mi convinci. Scommetto che non sei soddisfatto. Orgoglioso come sei, come hai potuto sottometterti ad un essere come Babidi? Io volevo... Volevo disperatamente tornare a essere il Saiyan di prima! Volevo diventare di nuovo il guerriero aggressivo e crudele che era un tempo il cinico principe dei Saiyan, malvagio e privo di compassione! Io ero cambiato e non mi piaceva! Sotto la tua influenza mi stavo a poco trasformando in un essere gentile senza neanche rendermene conto! Ho perfino accettato di avere una famiglia. E anzi, l'idea cominciava anche a piacermi. Così mi sono abituato a vivere sulla Terra e a comportarmi come un normale essere umano. Per questo mi sono lasciato controllare da Babidi. Volevo tornare finalmente a essere me stesso. E devo confessarti che mi sento molto meglio ora. Non ti credo, ne sei sicuro, Vegeta?